Seconda domenica dopo il Natale. In questa domenica ascoltiamo il prologo di Giovanni, che pure nel giorno di Natale viene proclamato, nella chiave che ci viene data dalla prima lettura, che è tratta dal libro del Siracide, e parla della sapienza che fa il suo proprio elogio. Cosa vuol dire? Parla di se stessa, ma è interessante che la sapienza, così come noi la concepiamo, è fondamentalmente una realtà astratta, ma questa sapienza invece, in mezzo al suo popolo, proclama la sua gloria. E mentre è alla presenza delle schiere dell'Altissimo, curiosamente nella Santa Assemblea viene ammirata e viene conosciuta, esaltata in mezzo al suo popolo. E a un dato momento questo viene spiegato perché il Creatore ha dato un ordine a questa sapienza, fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti. Infatti tutto questo viene poi citato nel prologo di Giovanni, soprattutto nel versetto importantissimo che dice: E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. L'espressione greca che c'è sotto a questo venne ad abitare è pose la sua tenda. Ecco, poni la tua tenda, diceva Dio alla sapienza. Questa sapienza è Cristo stesso. Tutto è stato fatto per mezzo di lui ed in vista di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste, dice il nostro prologo. Ecco. Quello che è importante è capire una cosa. Noi stiamo celebrando in questo tempo il mistero meraviglioso dell'incarnazione, ma cosa significa? Che questa sapienza pone la sua dimora in mezzo al suo popolo, ovvero sia in mezzo a noi, e si incarna. Allora noi tendiamo sempre a salire, mentre la sapienza scende. Noi tendiamo a superare, innalzarci, ingrandirci, mentre la sapienza, che è il verbo del Padre, che è Cristo stesso, sta cercando proprio noi. Mentre noi andiamo nell'altrove delle nostre idolatrie, delle nostre aspettative, delle nostre pretese, delle nostre frustrazioni, delle nostre alienazioni, la sapienza che è Cristo ha cercato proprio noi, così come stiamo. E uno potrebbe dire, ha cercato una situazione ideale. No, si è incarnato in una situazione deleteria, non buona, disprezzabile, deprecabile, non desiderabile. Così prenderà la sua dimora in mezzo a noi, proprio unendosi a tutto quello che noi cerchiamo di evitare, di non vivere, di non essere, di non assaporare. C'è qualcosa di molto importante in questo tempo, il tempo in cui celebriamo l'incarnazione, è il tempo in cui dovremmo fare pace con la nostra carne, perché Dio non ci ha chiamato a odiare noi stessi, ma a cogliere quel dono che noi siamo. Questo perché in questo tempo proprio questa ossessione per il look, per la cura del corpo, per l'estetica, manifesta una forma di non accettazione, questo voler cambiare, questo voler essere altri, volersi rifare, ricreare. Noi abbiamo da attendere che in questa povera mangiatoia che siamo noi, in questo luogo per noi disprezzabile, proprio la gloria di Dio voglia incarnarsi, voglia rendersi presente. Noi che siamo ossessionati dalla bellezza, siamo chiamati alla vera bellezza, che non è il superare un concorso, diventare più di qualcun altro, essere particolarmente desiderati, ma scoprire ciò che siamo veramente agli occhi di Dio. Cristo rivela l'uomo all'uomo, dice il Concilio Vaticano II. È una cosa molto importante. Io solo in Cristo scopro la mia autenticità, scopro la mia verità. Lui mi insegna ad essere contento della vita che ho,
non perché mi accontento, ma perché ne scopro il valore. Scopro in lui questa chiamata meravigliosa e grande a essere uomo al suo cospetto, a essere donna al suo cospetto. Dice questo testo meraviglioso che la sapienza vuole prendere dimora in noi. Infatti, nel Vangelo di Giovanni è molto importante il tema dell'inabitazione. Credere alla parola che Dio ci dà perché prenda dimora presso di noi, il Padre, il Figlio, lo Spirito. Ecco, noi abbiamo da smettere la guerra, la fuga dalla nostra propria dimensione. È come se uno andasse cercando a destra e a manca il tesoro, e il tesoro sta in casa. Il tesoro sta in casa. Il tesoro è proprio in noi. Se Cristo sulla croce è morto per amore nostro, vuol dire che noi dobbiamo essere piuttosto importanti. Se la Santissima Trinità ha voluto manifestarsi nella sua seconda persona, nel vivere la nostra propria vita, veramente è giusto ciò che diceva San Giovanni Paolo II. Sì. È giusto e bello essere uomo perché tu, o Cristo, hai scelto di essere uomo. Continuiamo nella celebrazione del Santo Natale, continuando a cercare di lasciarci svelare da Dio la bellezza della nostra propria vita, la bellezza della nostra propria storia, che forse non è facile, ma non è detto che comodità e facilità vadano d'accordo con grandezza, anzi, spesso sono abbastanza antagoniste. Forse la nostra vita è complicata e difficile, ma non brutta, perché ciò che è importante è quel che Dio sta operando in noi, dove ci sta portando, come ci vuole portare alla pienezza della sua dimensione. Cristo ha manifestato la gloria del Padre in una mangiatoia e su una croce, in nascita e in morte, comunque sempre dei posti non adatti, dei posti incompatibili con la nostra visione di successo, di affermazione, ma è lì che Cristo ci ha insegnato a poter abitare in ogni situazione, in ogni tempo, in ogni sfida, in ogni difficoltà, in ogni precarietà. Possa veramente anche questa seconda domenica di Natale continuare a inondarci della voglia di vivere la vita cristiana, che è una vita grandiosa sempre e comunque e ovunque.